Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara hanno arrestato due dei quattro rapinatori che lo scorso dicembre 2018, armati di fucili, assaltarono una gioielleria di Piazza della Rinascita. Si tratta di due degli aggressori alla Troupe Rai del giornalista Daniele Piervincenzi, aggressione avvenuta a Rancitelli qualche mese fa. Sentiamo i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Sono stati arrestati due dei presunti quattro rapinatori che, armati di fucile lo scorso 27 dicembre, fecero irruzione in una gioielleria della centralissima Piazza della Rinascita a Pescara. Si tratta degli stessi protagonisti dell'aggressione alla troupe della Rai della trasmissione Popolo Sovrano compiuta al quartiere Rancitelli al Ferro di Cavallo di Pescara lo scorso 13 febbraio. Il riferimento è a Johnny Di Pietrantonio, 22 anni, e Kevin Cellini, di 24, indagati proprio per la rapina commessa a fine anno. Per il primo si sono aperte le porte della casa circondariale di San Donato, mentre Cellini è finito ai domiciliari. Come hanno spiegato questa mattina in conferenza stampa agli inquirenti, i due stavano probabilmente definendo gli ultimi dettagli per un altro colpo, questa volta ai danni di un rappresentante di gioielli. È stata un'attività intensa, fatta da perquisizioni nell'immediatezza, che hanno dato i primi riscontri, e poi abbiamo avviato una serie di attività tecniche fatte di intercettazioni telefoniche e ambientali, che ci hanno confermato la pericolosità dei soggetti indagati e la loro propensione a delinquere, tanto che grazie a questi servizi abbiamo potuto capire che erano in procinto di colpire ancora. Di Pietrantonio ha avuto la sfortuna di utilizzare la macchina intestata alla moglie, che è stata innanzitutto ripresa dalle videocamere della zona. Aveva dei particolari indicativi solo per quel tipo di macchina che è una Golf, e in più abbiamo scoperto che aveva montato un sistema di localizzazione per questioni assicurative che ci ha dato delle risposte fortissime sui movimenti della vettura prima e dopo la rapina, anche in occasione dei furti delle motociclette utilizzate dai malviventi. Proseguiamo con la cronaca. Nascondevano la droga in una casa di riposo a Treglio. I carabinieri hanno arrestato due donne denunciate, altre nove persone. I domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono finite madre e figlia, che avevano accesso per pulizie e attività connesse alla residenza per anziani. In una stanza, all'interno di una scatola di latta sopra un armadio, i militari hanno trovato 4 etti di cocaina e 1 etto di hashish. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri di Lanciano con l'ausilio del nucleo cinofili di Chieti e del NAS di Pescara. Nelle numerose perquisizioni domiciliari sono stati trovati altri 100 grammi di hashish e marijuana, nonché banconote impacchettate per un importo complessivo di oltre 32.000 euro. Il NAS ha avviato controlli amministrativi nella struttura. Si stima che la droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 70.000 euro. Nel corso di un'attività antidroga, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara hanno sequestrato una piantagione di marijuana e del munizionamento vario in una abitazione di Francavilla al Mare. Arrestato un 32enne. In settimana scorsa abbiamo concluso questa attività di servizio che è partita da alcune segnalazioni che avevamo ricevuto ovviamente da residenti in zona su un andirivieni un po' sospetto, un viavai diciamo anomalo in una palazzina di Francavilla, e ovviamente, fatti i dovuti riscontri, appostamenti e pedinamenti, poi siamo riusciti a individuare questo ragazzo, questo 32enne di Francavilla, che in effetti poi all'esito dell'attività della perquisizione in casa ci ha rivelato avere una vera e propria serra, avendo adibito l'abitazione con ben 3 stanze a grow room, come si dice in gergo, per la coltivazione della canapa. Come potete vedere dalla
marijuana che abbiamo esposto, insomma, quantitativo rilevante, oltre 4 kg. Poi abbiamo trovato anche un po' di hashish, più di 100 cartucce calibro 12 illecitamente detenute, e quindi sostanzialmente l'attività è stata pregnante. Per noi importante perché questo fenomeno della coltivazione indoor di marijuana è molto frequente, purtroppo stiamo constatando, perché evidentemente anche molto redditizio, quindi piuttosto che approvvigionarsi con i soliti canali da spacciatori magari nelle zone più malfamata della città, adesso si tende, soprattutto quelli che magari sono un po' fai da te, anche apprendendo da internet i segreti della coltivazione, tendono a farsela in casa. In questo caso abbiamo trovato una situazione professionale, adesso noi abbiamo quantificato attorno ai 50.000 euro, perché ovviamente abbiamo trovato solo questi 4 kg, però tenga presente che se l'attività andava avanti come sembra da un po' di tempo, e sarebbe andata avanti ancora per parecchio, insomma la resa è decisamente notevole. Adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di sanità. L'assessore regionale Nicoletta Verì incontra i primari dell'ospedale di Lanciano e dice: sto raccogliendo le istanze dei vari territori, tra 60 giorni prepareremo il nuovo piano sanitario. Sentiamola nell'intervista. È tutto in fase di revisione. Così il neo assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha risposto ai giornalisti a margine dell'incontro che si è svolto nell'ospedale di Lanciano con i vari primari del Renzetti. Incontri che l'assessore sta facendo sul territorio regionale per raccogliere le varie istanze, ha detto. Tra 60 giorni sarà scritto il nuovo piano regionale sanitario, che sarà anche sociale, ha specificato l'assessore. Questo è un elemento importante dell'emergenza-urgenza che ho trovato in tutti gli ospedali, per cui sarà il mio prossimo impegno proprio quello di costituire l'agenzia dell'emergenza-urgenza, in modo da sapere bene dove deve essere al più presto trasportato il paziente dell'emergenza, e far sì che alcuni presidi, alcuni ospedali possano continuare quella che è un'attività di elezione. Cambiamenti in vista anche per l'ospedale di Lanciano. Non si sa ancora quali, ma sembra di capire che nulla o quasi resterà come prima. E il nuovo ospedale? Aspetto di ricevere il progetto sul mio tavolo d'assessore, ha detto la Verì. Però senz'altro dobbiamo rivedere un po' quella che è la realtà del territorio, rivedere la ridistribuzione dei presidi e fare delle scelte che noi faremo insieme a tutti gli operatori, a tutti gli specialisti. Se deve restare l'ospedale Renzetti a Lanciano, bisogna mettere al più presto, ristrutturarlo e mettere sempre più a norme a sicurezza. Se sul territorio arrivano altre stanze, io in qualità di assessore lo farò anche. Se questo progetto arriva sulla mia scrivania, come andremo ad esaminare insieme alla comunità, potremmo trovare delle risposte, però è in fase tutto di esame e di visione. Ho capito, la specializzazione di questo presidio quale potrebbe essere? Questa è una specializzazione che viene in base al fabbisogno, in base alle attrezzature che ogni presidio avrà, in base agli specialisti. Quello che io posso dire è che eviteremo i doppioni. Resterà un DEA di primo livello? Questo lo valuteremo nel nuovo piano. All'Aquila ha riattivato il servizio di bus navetta elettrico che dal terminal di Collemaggio effettua diverse fermate verso il centro storico su sollecitazione dei commercianti. L'iniziativa è stata condotta dall'assessorato alla mobilità del comune e dalla società dei trasporti AMA. Il servizio di Germana Dorazio. Torna il servizio di bus navetta terminal di Collemaggio nel centro storico dell'Aquila. Sarà attivato così il servizio che collegherà il terminal di Collemaggio alla città, come rende noto l'assessore alla mobilità del Comune dell'Aquila Carla Mannetti e l'amministratore unico della società dei trasporti Gianmarco Berardi. Le navette percorreranno il viale di Collemaggio, viale Crispi, corso Federico II, corso Vittorio Emanuele, via San Bernardino, via Zara, via Castello, piazza Battaglione degli Alpini fino alla Fontana Luminosa, viale Gran Sasso, via Strinella, e ritorneranno
arriveranno al capolinea del terminal di Colle Maggio. Il servizio sarà effettuato da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con partenza ogni 20 minuti. Sarà possibile fare anche il biglietto a bordo, perché il nuovo bus elettrico è dotato di una matrice di biglietti. È possibile ottenere anche il biglietto tramite SMS al numero 48 96 897, digitando il testo AMA per acquistare il biglietto orario elettronico. C'è stata una precisa richiesta dei residenti e dei commercianti del centro storico, ha spiegato l'assessore Mannetti, e abbiamo ritenuto giusto andare incontro alle loro esigenze attivando il servizio di bus a navetta elettrico. Si tratta di un esperimento e fra un mese faremo il punto della situazione per valutare qual è stata la risposta dei cittadini. Ringrazio anche l'amministratore di AMA e l'azienda intera per questo ulteriore sforzo, che si traduce in un servizio che potrebbe offrire una collaborazione alle necessità degli operatori economici del centro storico. Quello che è importante per offrire un servizio efficiente è prevedere degli orari cadenzati, cioè il cittadino deve sapere che ogni mezz'ora c'è a disposizione questa navetta che può prendere in determinati posti. Lo stesso discorso vale anche per la linea 2, quindi non si lasceranno dei buchi, ma nelle fasce orarie in cui ci sarà questo servizio il cittadino saprà che ogni mezz'ora potrà prendere questo mezzo. Alcuni studenti delle scuole superiori, prossimi al conseguimento della patente, hanno potuto partecipare ad due giorni di corsi di guida sicura organizzati dall'ACI. Vediamo il servizio di Paolo Sinibaldi. Giampiero Sartorelli, facciamo un bilancio di questa due giorni intensa di guida sicura per studenti neopatentati. Bilancio sicuramente positivo, perché vedo che i ragazzi rispondono. Sono diversi anni che lo facciamo, ma ogni anno trovo sempre più interesse. Sono ragazzi che vengono, ascoltano, cercano di apprendere, ed è questo il risultato migliore, perché poi tornando nella scuola, tornando in famiglia, possono anche raccontare quello che hanno vissuto queste mattinate qui a Ortona. Abbiamo ascoltato anche alcuni professori di riferimento, almeno delle scuole di riferimento, che ci dicono che la richiesta sarebbe anche aumentata. Ci sono molti ragazzi che vorrebbero poter partecipare a questi corsi. Sì, questo è vero, l'ho notato anch'io. Noi stiamo cercando di allargare sempre di più la nostra platea. È logico che con i nostri bilanci, con i nostri controlli che abbiamo, non potremmo farlo per tutte le scuole, però ci stiamo impegnando per far sì che ogni anno si aumenti non solo il numero dei ragazzi, ma anche il numero delle scuole coinvolte. Chiudiamo, Presidente, dicendo che sono corsi di guida sicura, sono fondamentali, sarebbero fondamentali per tutte le fasce di età, ma attenzione, quando si esce fuori da questo corso di guida sicura non bisogna pensare di essere un pilota, anzi i veri pericoli sono lì fuori. I veri pericoli sono lì fuori, l'abbiamo detto e l'hanno ripetuto anche gli istruttori, che uscendo da questo corso sì, si ha qualcosa in più, però questo non ci autorizza a essere più distratti, non ci autorizza ad andare più veloce dove è possibile, quindi tutte queste cose vanno poi metabolizzate dai ragazzi, e ripeto, io spero tanto nel fatto che questi ragazzi riferiscano ai loro compagni, a chi dovrà prendere la patente e soprattutto alle loro famiglie. Ci spostiamo sulla via verde della Costa dei Trabocchi. I lavori del percorso ciclopedonale stanno riducendo drasticamente il numero di posti auto. L'amministrazione comunale di Fossacesia valuta la possibilità di parcheggi sotterranei. L'amministrazione comunale di Fossacesia ha messo in atto una serie di azioni per trovare soluzioni alla riduzione degli spazi destinati a parcheggio nell'area dell'ex stazione ferroviaria. In sostanza, la realizzazione della Via Verde lungo la Costa dei Trabocchi, lavori ad opera della provincia di Chieti e che nel territorio procedono negli ultimi tempi abbastanza speditamente, interferisce con lo spazio della vecchia stazione e provocherà così una diminuzione drastica degli attuali posti auto. Per questo la Giunta Comunale ha affidato al settore urbanistica l'incarico di redigere uno studio con il quale si arrivi in tempi brevissimi a valutare gli aspetti tecnici ed economici di un progetto di finanza, accordi di programma ed altre forme, in modo da trovare le migliori soluzioni per rispondere alla domanda di spazi auto, anche con la possibilità di parcheggi sotterranei, così come fatto ad esempio in alcune località turistiche dell'Emilia-Romagna. Ovviamente si dovranno conciliare gli interessi dei turisti
turisti, dei cittadini e di altri comuni limitrofi che nel periodo estivo frequentano la spiaggia, sia quella gestita che quella libera, ma anche per consentire la miglior fruibilità della Via Verde. Il primo cittadino, Enrico Di Giuseppe Antonio. Abbiamo dato all'ufficio urbanistico del comune l'incarico di progettare in tempi rapidi un contratto urbanistico o lanciando il project financing per fare in modo che tutta quell'area possa essere al servizio dei turisti, dei nostri concittadini e anche di quelli che vengono da tutte le località intorno a Fossa Cesia. Turismo è importante, torno a ripeterlo, i parcheggi sono essenziali per mantenere come servizio un turismo efficiente. Al Tito Acerbo di Pescara, assemblea d'istituto per parlare della violenza di genere. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è accaduto nella manifestazione Ma quale amore? Il problema della violenza sulle donne, i femminicidi, una tragedia del nostro paese. C'è stata un'assemblea d'istituto oggi al Tito Acerbo in cui è stata ricordata anche Jennifer, una cerimonia toccante. Questi ragazzi hanno toccato con mano, oggi hanno capito la tragedia che voi avete vissuto e quanto è importante lavorare sotto questo aspetto. Ogni volta che ci hanno invitato a questo tipo di manifestazione mia mamma non abbiamo esitato nemmeno un secondo a parteciparne, perché penso che per questi ragazzi la nostra testimonianza possa significare qualcosa in più, perché ecco, facciamo parte della loro città, è successo a Pescara, poteva essere la loro sorella, poteva essere un loro familiare, e quindi ogni volta che appunto ci coinvolgono in queste situazioni noi non esitiamo. Noi ragazzi in primis siamo stati gli artefici, diciamo, di questa assemblea, che ha come funzione quella di spingere i ragazzi a parlarne con una persona che può essere uno specialista. Infatti la nostra scuola, il Tito Acerbo, ha un sociologo all'interno ed ha un progetto affinché i ragazzi possano estinguere i loro problemi, quindi è molto vicino a noi studenti, oppure parlarne con una mamma, con un genitore o anche con degli amici, o anche con noi rappresentanti in primis. Oggi questa assemblea conclude le assemblee di quest'anno, che sono state dedicate a problematiche importanti nella vita di tutti i giorni. I ragazzi hanno scelto la violenza sulle donne perché da alcuni anni la scuola porta avanti all'interno di un suo progetto la sensibilizzazione sul tema. Oggi però hanno organizzato tutto da soli, hanno voluto i testimoni, perché con i testimoni si comprendono veramente le situazioni, hanno voluto gli avvocati, hanno voluto degli psicologi e abbiamo ascoltato delle storie, rivissuto delle vicende terribili che però lasceranno sicuramente il seme in queste giovani menti per combattere sempre in prima persona la violenza sulle donne e per vivere attivamente il loro percorso di cittadinanza. Torniamo a Lanciano. Nel 75esimo anniversario del bombardamento aereo del centro storico avvenuto il 20 di aprile del 1944, la città si appresta a ricordare sabato prossimo uno degli eventi più tragici del secondo conflitto mondiale. Nel 75esimo anniversario del bombardamento aereo del centro storico di Lanciano, avvenuto il 20 aprile 1944 ad opera di Stukas del Terzo Reich nazista, la città si appresta a ricordare sabato 20 aprile dalle ore 11 quel terribile giorno che vide il sacrificio di tanti civili inermi e soldati appartenenti alle forze della coalizione. La mattina del 20 aprile del 44 il centro urbano di Lanciano, gremito da veicoli civili e militari alleati e da una moltitudine di cittadini, subì un improvviso e devastante attacco dal cielo ad opera di aerei tedeschi che seminarono morte e terrore. Nel 2012 fu inaugurata una prestigiosa lapide per ricordare i cittadini e gli appartenenti alle truppe di liberazione che perirono in quella tragica circostanza. Nel 2013 hanno onorato la cerimonia commemorativa con la loro presenza l'ambasciatore
l'ambasciatore della Nuova Zelanda e l'addetto militare del governo canadese. Quest'anno parteciperanno alla cerimonia autorità, forze dell'ordine, associazioni d'arma, combattentistiche e di volontariato, alcuni testimoni che la mattina di quel 20 aprile accorsero in piazza Plebiscito dopo le deflagrazioni delle bombe. Dunque dalle ore 11 è previsto il ritrovo in piazza Plebiscito nei pressi della Torre Civica, seguiranno gli interventi delle autorità e la deposizione della corona di alloro alla lapide in memoria delle vittime. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, apriamola parlando di Serie B e di Pescara. Carpi Pescara, lunedì di Pasquetta, al Cabassi, scontro tra queste due squadre, una gara particolare per l'Edian Memushai che nell'intervista parla del futuro dei biancazzurri ma anche dell'avvento di Eddie Reia sulla panchina della nazionale albanese, l'intervista di Andrea Costantini. L'Edian Memushai è un momento particolare per il Pescara, anche un po' per te, perché la prossima partita non è una gara come tutte le altre. No, è una gara, diciamo, tra virgolette, un po' speciale per me perché sono stato 2 anni e è una bella cosa ritornare lì, mi fa molto piacere. Senti, hai sentito tuo fratello un po', ti ha spiegato quello che è l'ambiente in questo momento lì? Sì, ci sentiamo spesso, ma al di là di quello che mi dice mio fratello si vede, loro non stanno attraversando un buon momento e penso che per loro lunedì sia una partita fondamentale come lo è per noi. Senti, quanti punti mancano per fare i playoff? Perché questo è il grande obiettivo oramai dichiarato, quanto manca? Manca, secondo me manca qualcosa, però al di là di quanti punti mancano ai playoff, secondo me bisogna cercare di fare più punti possibili per cercare di arrivare ai playoff, ma di cercare di arrivare nelle migliori condizioni sia a livello di classifica che a livello mentale e fisico. Che momento è questo per la squadra che ha vinto quella gara esaltante col Palermo, ma avete rischiato nel primo tempo, poi nelle partite precedenti e seguenti si è visto un calo magari di prestazioni e soprattutto di risultati? Sì, sappiamo che non stiamo attraversando un buon momento, lo sappiamo anche noi, infatti stiamo cercando di lavorare per uscirne fuori il prima possibile e speriamo di già da lunedì di fare una grande gara e vincere e magari da lunedì poi si parla di tutt'altro. Ecco, abbiamo visto anche, abbiamo letto di questo gruppo dei giocatori più esperti che si è confrontato con Pillon. Come state cercando di analizzare questo periodo? Che confronto è stato? Ma no, i confronti ci sono sempre stati, ci sono stati anche prima. Non è un confronto, è un parlarsi per cercare di risolvere le cose nella maniera migliore. Senti Redian, da un punto di vista personale sei il re degli assist e hai trovato negli ultimi tempi questi primi 2 gol in campionato, te che sei abituato a segnarne anche diversi, ora sei in striscia, vuoi proseguire? Ma quello sempre, anche prima ho sempre cercato, ripeto come ho detto, non mi piace magari parlare tanto di me, degli assist, magari dei gol, mi piacerebbe veramente raggiungere qualcosa di importante con questa maglia per come ho fatto nel passato perché penso sia una cosa bellissima. Senti, un'ultima domanda te la faccio sulla tua nazionale, è arrivato un nuovo commissario tecnico, si tratta di Eddie Reia che peraltro è stato allenatore del Pescara tanti tanti anni fa, insomma vuoi spendere qualche parola su un allenatore che comunque a Pescara è conosciuto? Non lo sapevo che fosse stato allenatore qua, ora lo so. A cavallo anni 80, anni 90, okay. Ha iniziato qui, era allenatore della primavera. Mi rendo conto che ne sono passati veramente tantissimi qua, quindi no, è un piacere, il mister lo conoscono tutti, quindi non serve che dica io niente. Siamo contenti e speriamo che ci dia una mano per riuscire a fare qualcosa di importante pure in nazionale. Gli europei li fate? Ora abbiamo iniziato, cerchiamo di dare il massimo per magari riuscire a ottenere la qualificazione. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C. Sabato sera il Teramo cercherà la vittoria che potrebbe valere la salvezza contro la Vispesaro. Per farlo si affida ai gol del suo attaccante principe Saveriano Infantino che prova a dimenticare la disfatta di Pordenone. Sentiamolo nel servizio. Pordenone dobbiamo archiviarla subito, come se non avessimo mai giocato quella partita, perché è una partita che può toglierti le sicurezze che avevamo
acquistato nelle ultime tre partite, quindi dobbiamo archiviarla subito e pensare alla partita di domenica, perché penso che sia una partita fondamentale dove ci può dare la matematica salvezza, penso, oppure metterci alle spalle altre squadre e stare più tranquilli. Forse potevo fare meglio, forse non ho aspettato fino alla fine, come di solito batto i rigori, sì. E quindi forse ho cercato di velocizzare un po', anche perché l'arbitro mi aveva chiesto, mi aveva detto di fare una corsa fluida e di non fermarmi. Sì, evidentemente anche lui ha visto i rigori. Forse non siamo entrati in campo con lo stesso atteggiamento delle ultime partite. Forse è brutto dirlo, ma forse siamo stati un po' troppo passivi. Passivi nel senso che forse non siamo stati aggressivi, siamo arrivati non secondi sulla palla, ma forse terzi proprio. Quindi abbiamo concesso campo, poi se vai a affrontare una squadra molto forte tecnicamente, diciamo, se non lo sei alla pari, perché la classifica dice questo, penso che a livello di atteggiamento, se loro danno il 100%, entrano in campo al 100%, come atteggiamento noi dovremmo entrare al 150% per giocarsela almeno alla pari. Penso che questa sia una cosa fondamentale. Se loro entrano in campo e stanno tecnicamente al 100%, e agonisticamente mettono il 100% e noi mettiamo il 50% agonisticamente, hai perso la partita già in partenza, non c'è partita. Se qualcuno pensava che sarebbe stato facile, forse questa batosta ci mette di nuovo con i piedi per terra e ci fa capire che sabato non possiamo avere questo atteggiamento che abbiamo avuto col Pordenone. Penso che Virtus Pesaro verrà qua per fare il risultato, perché vuole raggiungere, penso, i playoff, perché non c'è la matematica, quindi penso che verranno qui, che vorranno vincere, quindi penso che non cambia nulla i risultati dall'altra parte. Diciamo che un punto muove la classifica, fa sempre bene, però penso che in casa dobbiamo domenica cercare soprattutto la vittoria e sabato e chiuderla definitivamente e basta. Visto il rendimento delle ultime partite, quelle di dietro hanno un po' frenato, quindi un punto, forse due, possono bastare. Prima di salutarci, un messaggio che riguarda le prossime elezioni amministrative ed europee. La nostra emittente informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni fissate il 26 di maggio. A tal fine informa che nella propria sede di Silvin, strada statale nord 26, al numero di telefono 085 93 0020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse, che concerne il costo della trasmissione dei messaggi, la collocazione nel nostro palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per il materiale eventualmente autoprodotto. La persona da contattare è reperibile al numero che vi ho detto in precedenza, che ripeto 085 93 0020, oppure all'indirizzo mail info@tv6.it. È davvero tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.